Ma ciao bambini! Ciao! Questo è Ledri Bu! Questo è Ledri Bu! Ciao carissimi! Oggi facciamo cose belle e interessanti. Oggi facciamo cose magiche, capito? Magiche! Innanzitutto... Zoomiamo un po' con questa telecamera su questi fogli. Ottimo! Mi dà fastidio che mastico vicino al microfono. Ora vi insegno, zio Peo vi insegna, ok? Oggi zio Peo vi insegna a disegnare cose. Ho lasciato un post su YouTube chiedendovi di suggerirmi cose che zio Peo vi può insegnare a disegnare, no? Cose un po' fuori dal comune. Non per forza dobbiamo disegnare sempre l'anime figo, il supereroe figo. Ogni tanto dobbiamo anche disegnare le cose normali. Minchia, così tanti commenti. Iniziamo subito da Diana D'Amico, che suggerisce un lupo bianco, metà ali drago, metà ali angelo. Intanto ti do un cuoricino. Allora, sarà in bianco e nero il disegno, quindi che lupo bianco sarà bianco uguale. Ma per fare un lupo bianco, innanzitutto ci vuole la testolina, pensate. Zoomiamo ancora di più, va, così si vede. Puoi disegnare con un pennarello così, è fantastic. Facciamo le orecchiette, perché il lupetto ha le orecchiette, bambini, e bisogna metterle. Poi avrà un collare, perché i collari servono per far star bene i nostri amici animali. Ovviamente, siccome sta volando, le zampette staranno un po' così all'aria e sarà anche un po' grasso, perché gli animali non sono tutti magri, siamo tutti diversi, anche gli animali. Vogliamo diversificarli per il colore del pelo, per la loro forma fisica, quindi ci avrà questa pancia proprio grassa con un po' di bloti qua e là. Guarda che belle zampette, oh! Vedi che disegno! Adesso andiamo a fare una bella ala di drago qui, cattivissima, magari anche un po' rotta perché ha combattuto battaglie incredibili questo lupo. Una bella coda, e qua andiamo a fare l'ala dell'angioletto. Ma non è magnifico il primo disegno? Facciamo una bella firma. 300 euro per questo disegno, vanno bene? Si accettano offerte? Anzi, partiamo a 700, che secondo me è valido. No, non lo vendo perché sono già affezionato a questo disegno. Prossimo disegno che suggerisce Lel, un calzino che cavalca un Goku selvatico grasso. Questa mi sembra una fantastica idea, è una cosa che vediamo tutti i giorni in giro, perché non imparare subito a disegnarla? Zio Peo vi insegna come disegnare adesso questo Goku. C'è questo calzino che cavalca Goku, perché se il Goku è grasso e sta cavalcando, adesso non so neanche come iniziare, ma ok. Qui sto lavorando sulle zampone del Goku, perché essendo grasso ce l'avrà grosse e grasse. Non so proprio da dove sto partendo né perché. Qui un'altra bella zampona, signori, del signor Goku. Dobbiamo fare una faccia bella grassa. Questa sì che è una faccia grassa, signori. I capelli che volano svolazzano un po' all'indietro, perché sta cavalcando a velocità incredibile. E qui sopra ci sarà il signor calzetto che cavalca il signor Goku, che vi insegno subito come si fa un calzetto. Praticamente è un pezzo di tessuto, quindi lo facciamo bello che si muove, no? Di solito i calzetti hanno gli occhi, se non sbaglio, è normale, eh? E poi hanno questa forma che richiamano un po' il piede. Magari facciamo le classiche toppe da calzetto, soltanto per aiutare un po' a capire a chi è un po' scemo che questo è un calzetto. Secondo disegno finito, firma sopra, l'asta è aperta. Direi che questo parte da 1200, perché signori è un capolavoro e ha la mia firma sopra. Io sono un artista e come tutti gli artisti, quelli veri, posso prendere questo scotch, buttare via questo disegno, metterlo qui e dire arte. Questa, vedete bambini, questa è arte, perché io ho messo lo scotch qui e ho detto che è arte. Funziona così l'arte contemporanea là fuori, eh? Ci sono sassi sotto le teche di vetro. That's it. It's just rocks in glass. E sono arte, ma questo non ci serve. Prossimo disegno, che anche questo sicuramente sarà magnifico. Ultra The Best suggerisce un serpente alato che caca arcobaleno e uccide un'aquila con la testa da Peo. Oh, attenzione, questo è complesso, eh. Quelle tipiche scene che accadono anche qui fuori, comuni di tutti i giorni, dobbiamo imparare a disegnarle. Zio Peo insegna. Questo è un po' complesso, peggiore, facendo uscire dalla bocca tanti panda scorregioni puzzolenti. Oh mio Dio, questa è difficile, ma ci proviamo. Innanzitutto è un serpente alato, quindi una sorta di Dragonair, quindi ci avrà la testolina, l'occhietto. Ciao a tutti, sono un serpente, ciao, guarda la mia lingua, ciao a tutti.
oppure una bella texture sulla schiena, pensate. Caga arcobaleno e uccide un'aquila con la testa da peo. Quindi, con l'arcobaleno, il raggio laser arcobaleno, deve uccidere un'aquila con la testa da peo. Aspetta, quindi. Però la testa da peo fa uscire dalla bocca tanti panda scorregioni. Questa è complessa, perché qui la scena si complica. Quindi devo fare subito peo con la bocca aperta, cioè me, con il mio cappellino tattico-tecnico, che urla facendo uscire, ok, i panda scorreggioni. Quindi qui ci saranno i panda. Quindi per il panda vedete le macchie sugli occhi e lascio il bianco, perché almeno fa capire che è un panda. Sono o non sono un genio? Il panda qui sarà nero e fa le puzzette. E ne facciamo un altro che sta proprio uscendo in quel momento. Che poi dove li teneva peo tutti questi panda che escono così dalla bocca? Non si sa. Ma questo non è un peo normale, perché in realtà è un'aquila. Quindi ci avrà degli artigli cattivissimi per uccidere le prede. Le prede! Aspettate, i panda che escono dalla bocca mangiano dei kebab, ok? Quindi qui facciamo subito un altro panda che sta mangiando dei kebab haters di Favi J. Anche questo sta facendo le puzzette e il kebab dice: Favi J, ti odio! Bleh. E intanto viene mangiato. Però qui facciamo un altro po' di kebab che sono proprio arrabbiati con il mondo e con Favi J. E ovviamente qui vicino c'è Favi J che piange: mi odiano tutti i kebab, perché? Perché mi odiano i kebab? Io non ho fatto niente i kebab, giuro. Io sono amico di tutti i kebab, non discrimino alcun kebab. Io ho fatto il collo a V tipo hipster. E questo signori, con la firma di Peo sopra, questo parte da 3.000 euro, direi. 3.000 euro mi sembra un prezzo abbordabile, serio, secondo me, come prezzo di partenza, perché può salire un'asta. Mamma mia, subito su eBay questo ci faccio tanti soldi. In realtà i soldi non li vedrò mai. Ma, ok, direi che possiamo fare l'ultimo. Questo comunque è carino. A me piace molto. Possiamo fare il prossimo, che è un omino Lego che costruisce una persona vera, di Snoopy 42. Bene, Snoopy. Questa, per chiudere la puntata di Zio Peo vi insegna, non so ancora come lo chiamerò questo video, so soltanto che non sapevo che minchia fare, ma eccomi qui. Quindi c'è un omino Lego. Per fare l'omino Lego, la testa arrotondetta ma anche un pochino squadrata, signori. Mamma mia, quanti Lego poi ho disegnato nella mia vita. Ha sempre il braccetto un po' piegato l'omino delle Lego e ovviamente la manina classica a pinza con cui terrà il braccio vero di una persona che deve montarlo, no? Corpicino dell'omino Lego sempre un po' a imbuto parallelepipedo, il pacco e le zampe. Ma le zampe sono solo degli animali, Peo! Mamma mi ha insegnato questo! Tua madre non capisce niente, però. Quindi qui avremo il busto della persona che fa il pollice in su perché è contento che viene montato lui. Dice: ehi, che bello, finalmente mi montano! Oddio, che corpo strano che io ho fatto! E come sarà? Sarà in ginocchio, perché l'ho deciso ora per lo spazio mancante. Qui mancano i piedi, perché qui ci sarà un piede ancora da montare della persona e qui ci faremo la testolina. E questa testolina in realtà sarà Favi J di prima, che deve essere ancora montato per essere odiato dai kebab. Eccolo lì. Infatti il pacco che ha comprato un ragazzino Lego, eccolo qui, si chiamerà Lego J. Monta il tuo bellissimo Favi J. Da domani in tutti i negozi una Peo produzione, così divento ricco, facciamo i pupazzetti di Favi J montabili e smontabili. Mamma mia, sono un genio. Frank! Allora scrivi nell'agenda: pupazzi montabili e smontabili di Favi J, facciamo i soldi! Li mettiamo su Amazon a 300 euro a pezzo. Cioè, a pezzo, 300 un braccio, 300 l'altro, così spendono di più, no? Ai bambini piace Favi J, no? Ai giovani d'oggi piace Favi J, mi dicono. Quindi, detto questo, bambini, e buttato via... La firma. Se mai parteciperò a qualche fiera o qualche cosa, spero di ricordarmi di portare questi disegni e li regalerò a qualcuno, ma non mi metterò a spedirli. Ebbene, bambini, detto questo, vi ricordo di mostrare un bel... quanto è buio! Un bel po' di amore, un bel po' di amore. Tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se vi siete divertiti, se vi sono piaciuti i disegni, qualunque cosa vi abbia stimolato in questo video, beh, mostrate l'amore, mostratelo! Per supportare questo canale potete acquistare una fantastica maglietta di Electric...
link in descrizione, ma soprattutto la cosa più importante è che non vi scordiate in alcun modo, per nessun motivo, che questo era Electric. Ciao bambini!